Per il Carnevale di Viareggio è arrivato il momento della febbre del sabato sera, esperimento riuscito a giudicare dallo spettacolo offerto sui viali a mare. 230.000 euro l'incasso finale, un risultato più che soddisfacente e che adesso si spera verrà replicato anche nel settimo e ultimo corso. Luci, colori e musica hanno invaso la passeggiata e i carri con le loro maschere hanno dato il meglio. Ma per alcuni sono stati dolori, neppure il tempo dei tre colpi di cannone che l'araba fenice dei fratelli Bonetti cade letteralmente all'indietro. Si dissalda la camicia del pistone centrale e la grande figura si accascia, fermata dalla coda che si adagia sulla ringhiera posteriore. Solo un po' di paura per le maschere già salite a bordo e per qualche spettatore, ma nessun danno se non al carro stesso. Danno apparso subito grave, che decreta la fine del carnevale per la costruzione di prima categoria dei Bonetti. Secondo anno sfortunato per loro, dopo i problemi dei viaggiatori dello spazio del 2011. Celeri le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione, poi sarà il tempo di riflessioni e verifiche degli ingegneri della fondazione. Tutto liscio il resto del corso, concluso dal lavoro dell'ex rugbista e tenore Dennis Dallan poco prima dei fuochi artificiali. A risuonare sui viali a mare anche tante canzoni di Lucio Dalla, il grande cantautore scomparso di recente, a cui sarà tributato un omaggio anche prima della Maina Bandiera di domenica. E proprio l'ultimo corso, il settimo, rimane il più atteso sia per l'adesione da parte di tutti coloro che vorranno contribuire agli incassi, sia per i verdetti, attesi più che mai, con promozioni e retrocessioni destinate a far discutere anche nei giorni a venire.